Cari amici, anche oggi siamo qui a parlare con una grande persona, un grande uomo, un esploratore riduttivo, uno scalatore, anche questo è troppo poco. Avremo modo di conoscere in questa sintesi vis-à-vis questa grande persona, un vero appassionato, un uomo che riesce a scalare, a camminare, a correre e a volare. In un progetto che è molto lontano da quello che sarebbe un Icaro, ma qualcosa di vero, di vissuto, qualcosa che veramente prende l'animo. Oggi siamo qui a parlare con Andrea Vallone. Caro Andrea, la prima domanda di rito, ma forse la più difficile. Come descriverti? Chi sei? Raccontaci chi sei. Sono 33 anni che cerco di capirlo, posso definirmi per quello che faccio. Sono un kayaker, un alpinista, un arrampicatore, un pilota di parapendio. In realtà la definizione che piace di più dare a me stesso è di visionario. Di visionario perché in questi anni di spedizioni, essenzialmente in Africa, ma così come in altre parti del mondo, quello che mi ha spinto sempre alla ricerca di teatri nuovi non era tanto la voglia di effettuare un record, di effettuare un qualche cosa di nuovo, come nel caso del Flying Kenya Expedition 2019, dove abbiamo aperto un decollo nuovo da una montagna, ma era più che altro lo spingersi in quella parte romantica di me che voleva vedere una montagna nuova, toccare una roccia per primo, vedere quella montagna da una prospettiva diversa. E quello che mi ha spinto nel corso del tempo ad agire in questa direzione era sicuramente la parte emozionale e nella fase progettuale, che però si trasforma sempre quando si è sul pezzo e si vive qualche cosa di vero in voglia di condividere questa solitudine. Ok, seconda importante domanda. Dove è ambientata questa splendida nuova avventura, questa esplorazione? Kenya. Perché? Raccontaci a riguardo. Il Kenya è stato innanzitutto il posto dove organizzai la mia prima spedizione, 9 giorni in solitaria in savana, concatenando 2 montagne, tra cui proprio la Kasigao Mountain, teatro della spedizione del 2019. Ma poi, come tutti i luoghi appartenenti alla Great Rift Valley, che dal Libano al Mozambico, anche se ad oggi si riferisce di più questo termine, intendo alla parte di Est Africa, tra cui proprio il Kenya. E non sono solo luoghi intrisi di culture, tradizioni, usi, costumi completamente diversi, ma sono i luoghi che racchiudono la storia, i luoghi che racchiudono le nostre origini, il posto da dove tutto è cominciato in seno all'evoluzione umana. Posti di eccezionale bellezza dal punto di vista geologico, dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, che mi riportano nel corso degli anni sempre su questi passi. Ok, adesso il punto fondamentale. Flying Kenya Expedition, Kasigao Mountain, è praticamente un universo. Raccontaci. Flying Kenya Expedition è un'idea che nasce dalla modifica di un progetto preesistente portato avanti nel corso degli anni. Parte nel 2017 con 2 coprogetti, l'apertura di una via nuova di arrampicata sulla parete sud e l'apertura di un nuovo decollo in parapendio dalla cima principale. Il decollo in parapendio non vide
grande aprire sui sipari perché non vi erano le condizioni meteo e non me la sentii, anche un po' per paura, devo essere sincero. E per cui tornai a gennaio di quest'anno, 2019, per completare il progetto con gli sponsor, un team di professionisti eccezionale, e siamo riusciti a effettuare il primo decollo dalla montagna, non dalla cima principale, e proprio per le caratteristiche del terreno che non permettevano un decollo sicuro, ma da una decina siamo riusciti a effettuare questo decollo finalmente. Il progetto non è solamente dedicato a quello, ma è dedicato anche al poter creare un indotto lavorativo per le popolazioni locali, quindi poter creare una base dove poter effettuare le operazioni logistiche e avere il contributo, la collaborazione della popolazione dei villaggi di Vulcanda, oppure tutta la comunità della Casigau Mountain, per poter avere persone che ti aiutino come portatori, per poter portare turisti, poter volare da delle cime secondarie in tandem intorno alla Casigau, alla montagna principale, per cui si spera che nel corso dei prossimi anni si possa creare anche un indotto di questo tipo. Adesso andiamo dietro il sipario. Ebbene sì, logistica. Non basta una spedizione, ma il luogo in cui effettivamente viene svolta. Non basta un sogno, ma la realizzazione. Come avviene? Qual è l'ostacolo più insormontabile? Ecco, questo è il tasto dolente. È sempre bello portare a casa un obiettivo, pur mettendo in conto di dover dare ascolto alla parte di quello che dice di rinunciare. Si può sempre tornare a effettuare un qualche cosa di bello, di importante. La fase logistica è una fase sempre dura. Queste cose sulla carta è sempre tutto a posto, ma poi quando si arriva sul posto bisogna saper improvvisare, risolvere problemi nel momento, specialmente quando hai a che fare con persone che messe a un certo punto sotto stress possono reagire in maniera diversa, anche se poi fortunatamente il team molto stanno grandissimi professionisti, sia dal mondo dei tracker che ci hanno aiutato nell'Expedition Team, Bicchieri, Giuliani, Balagna, Ferracino, Buratti, Dadaglio, e sia nel Logistic Team, quindi video operatori, Bioletti e Furlan, ma così come il driver Benedict Muteke, mia moglie come interprete Anna di Hermaton di Mila, e il nostro addetto alle comunicazioni che mi segue da anni, Manuel Bonafede, hanno una capacità di resilienza altissima. Però da capo spedizione si è sempre preoccupato di quelle che possono essere le loro esigenze, e se a questo ci aggiunge il fatto che comunque devi rimanere sempre concentrato sull'obiettivo, e diventa una componente importante da far condividere col resto. Per cui sì, credo che la difficoltà più grande, una volta che la logistica è a posto, la fase organizzativa a posto, sia appunto